La riforma dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali rappresenta un passo di civiltà, perché finalmente risolve quel problema della impunità della strage stradale, che è stato uno dei fattori che hanno aumentato la mortalità sulla strada e hanno purtroppo costretto alla sofferenza migliaia di famiglie. Noi crediamo che questa legge debba ispirare un alto senso di responsabilità alla guida. Il cittadino deve sapere e deve essere informato sul fatto che oggi, se lede e se uccide per strada, soprattutto con una condotta azzardata e temeraria, purtroppo sarà processuato e le pene saranno importanti, e soprattutto lo aspetta la revoca della patente. Questa è una legge che deve ispirare deterrenza. Deterrenza è accoppiata a un'esigenza di prevenzione del crimine stradale. Una nuova legge che però spetta a chi, agli operanti, alla Polizia di Stato, ai vigili urbani, quindi alle forze di polizia sul territorio, farla applicare con controlli e soprattutto con serietà e rigore nel momento della commissione del delitto. Ora si parla non più di incidente stradale, ma si parla di crimine stradale. E in quanto tale il fatto che il reato di omicidio stradale sia diventato un reato autonomo ne è l'espressione più alta. Io confido nel fatto che questa legge sarà senz'altro perfettibile sotto alcuni aspetti, ma di sicuro rappresenta un argine per la lotta alla criminalità stradale. Deve acquisire però anche la consapevolezza di una nuova dimensione sociale che lo deve portare, in caso di omicidio, anche ad affrontare i parenti delle vittime. Se il reo interiorizzerà la sanzione e dimostrerà pentimento, raggiungerà anche l'obiettivo di ristabilire quel clima di serenità e di riconciliazione con le vittime che ha generato. Quindi è un cammino in progresso e spetta soprattutto all'informazione ora a divulgare gli aspetti e i contenuti della legge. Siamo contenti di essere, come dire, sul pezzo. Siamo stati i primi ad aver organizzato questo convegno a Catanzaro su questa riforma dell'omicidio stradale, un tema che coinvolge la società civile in generale, non solo noi tecnici del diritto. Sicuramente è stato organizzato anche in collaborazione con la Camera Penale, è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ma volutamente, diciamo, l'organizzazione proviene dalla Commissione Pari Opportunità della provincia, ma anche dalla LIDU, così come dell'Associazione Calabria Futura. Questo per far capire l'impatto sociale di questa legge. Volutamente altresì è stata organizzata, ci sono stati fatti complimenti anche dal Presidente della Camera Penale, dall'Avvocato Carvelli, in questo senso è stata organizzata anche con un confronto a più voci, cioè non solo i profili penalistici ma anche i profili civilistici di risarcimento del danno, così come il confronto a più voci fra l'Associazione Italiana Vittime della Strada, Familiari Vittime della Strada, e dall'altra la Camera Penale, che come è noto nell'Unione delle Camere Penali ha espresso parere negativo. Quindi mi auguro che da questa giornata di studio non esca diciamo un sì o un no alla legge, promuoviamolo o bocciamola, esca la possibilità per ciascuno dei cittadini di farsi un'idea propria sulla legge. E sicuramente la legge c'è oggi come oggi, quindi a prescindere dalle critiche che possono essere mosse, la legge c'è e va rispettata. L'inasprimento delle pene c'è, sicuramente l'inserimento del reato di omicidio stradale, di lesioni personali stradali, determina per tutti noi, credo, guidatori, la consapevolezza che mi piace ricordare una frase che a volte viene ricordata anche dall'Avvocato Cesari e dall'Associazione Italiana Vittime della Strada: purtroppo troppo spesso mettersi in macchina significa avere un'arma in mano, e come tale probabilmente va trattata, cioè mettersi in macchina vuol dire non pensare al telefonino, non pensare più al giornale, non pensare più ai problemi di lavoro. Una volta chiuso, come dire, l'automobile, quindi posata l'automobile, dismesso il nostro ruolo di guidatori, possiamo ricominciare a pensare ad altro. Probabilmente c'è una forte responsabilizzazione di noi tutti alla guida, il che probabilmente non guasta.